Tanti tanti auguri, Lucius. Ricorda di esprimere un desiderio. Bravissimo. Molto bene. Tanti auguri, Lucius. Se vuoi davvero che il tuo desiderio sia veri, non lo raccontare a nessuno e ora vai a giocare con i tuoi regali. Mary, stasera Lucius può stare in piedi un po' di più. Potresti assicurarti di farlo andare a letto intorno alle 10? Mi raccomando, però non oltre. Sì, signora. Se metto insieme i pezzi, tutto ebbe inizio il 6 giugno del 66 con l'arrivo di una nuova vita. Ricordo ancora i miei primi passi in quel posto. Una sinistra casa in cui intrighi sembravano rifugiarsi nei suoi angoli più oscuri. Pensandoci a posteriori, confesso che non vidi mai alcun segnale. Ma erano lì, erano tutti lì. Segni che avrei dovuto notare. E l'origine, il centro di ognuno di essi, era il bambino.
me ti puoi fidare. Sai chi sono, vero? È molto tempo che ti aspetto, ragazzo mio. Ogni tua offerta ti rende sempre più grande e potente. Ma prima devi imparare a dominare il potere che possiedi. È un buon momento per cominciare. Non credi? Non ho dimenticato il tuo compleanno, ragazzo. Guarda sul tavolo. Prendi il diario. Ti aiuterà durante il tuo viaggio. Eccellente. Anche quella lanterna è per te. Il male si nasconde nei posti più impensati. Forza, prendi i tuoi nuovi giochi e guarda come funzionano. Bravo, ragazzo mio. Ora ascoltami, Lucius. Voglio che tu faccia una cosa senza farti scoprire. Non dovrai mai lasciare prove dei tuoi atti, ragazzo. I mortali non capirebbero. Ti rinchiuderebbero in qualche manicomio. Devi recuperare quel mucchetto e devi farlo senza farti vedere da nessuno. Ora vai, fai quanto ti ordino prima che i grandi si sveglino. Detective McGuffin, squadra omicidi. Donna di circa 50 anni, ritrovata nella camera frigorifera. Ora approssimativa della morte intorno alle 4 del mattino. Questo è tutto, signore. Cosa ci faceva lì dentro a quell'ora? Ha parlato con qualcuno? No, signore, la porta era chiusa da fuori. Com'è potuta succedere una cosa del genere? Non riesco proprio a crederci. Capisco. Mi faccia il favore di tenere libera la zona. Al momento non posso dirvi molto, ma vi consiglio di restare calmi. Rilassatevi e cercate di tornare alla normalità. D'accordo, detective. Ci proveremo. Salve, Jean. Grazie di essere qui. Non voglio che questa storia rovini la campagna elettorale. Hai parlato con i media? Sangue freddo, Charles. È un semplice incidente. Quanto ai giornali, me ne occupo io. Fai quello che ritieni opportuno per non fargli mettere il naso nei miei affari. Non posso correre nessun rischio. Fidati di me, Charles. Ti sei fatto grande, Lucius. Sei cresciuto molto dall'ultima volta che ti ho visto. Il pulsante è un po' allentato. Dovrei
chiedere un cacciavite al portiere. Ah, figuriamoci se quell'ubriacone si dis... Dove diavolo avrò lasciato quella scatola di fiammiferi? Dovrò continuare ad usare i fornelli fin quanto non verranno fuori. Due morti in due mesi. Non so che dire, signor Wagner. Mi sorprende non trovare qui i giornali. Che cosa vuole dire con questo? È stato un terribile incidente. Jean era un amico. Non mi deve fraintendere, signor Wagner. Voglio solo dire che sono sorpreso, ecco tutto. Le spiace, vorrei parlare con l'addetto alla manutenzione. Non doveva succedere. Sapevo che c'era qualcosa di insolito in quella casa, in quella serie di incidenti, ma non riuscivo a trovare delle risposte. Così decisi di fare un passo indietro e aspettare. E fu allora che ricevetti la chiamata. Le cose stavano tornando alla normalità, quando un altro orribile evento turbava di nuovo la vita di quella famiglia. Accadde in un giorno di pioggia. Forse era martedì. Il maggiordomo, noto per essere un forte bevitore, stava riparando un bagno nell'ala ovest della casa. Ehi, Lucius, eccoci di nuovo. Sei stato davvero bravo, ragazzo mio. So che non mi deluderai. Ora ti insegnerò a manovrare gli elementi a tuo piacimento. Presta attenzione. Puoi usare la tua mente per muovere oggetti come vuoi. Hai il potere, Lucius. Usalo. A quanto pare abbiamo un colpevole. Si tratta certamente dell'alcol, signor Wagner. Sapeva che Ivor era alcolizzato? Volevo licenziarlo per via della fuga di gas, ma non ci sono riuscito. Con tutto quello che stiamo passando ultimamente. Capisco cosa intende.
Lei pensa che si tratti di una serie di tragici incidenti, non è vero? E potrebbe avere ragione, o forse no. Mi permetta di dubitarne, senatore Dagner. Dovrò parlare con il personale della casa. C'è qualcosa che mi sfugge. Se qualcuno le dice qualcosa, la prego di chiamarmi, mi raccomando. Una situazione ridicola, signor Turner. Preferisce che la lasci nelle mani dell'FBI? Mi occuperò io di trovarne una, senatore. Con o senza il suo aiuto. Cosa vuole che le dica? Che mi hanno lanciato il malocchio? Che questa casa è maledetta? Non c'è veramente alcuna spiegazione a tutto questo. E ricordi una cosa. Ancora un altro incidente e sarà su tutte le copertine. Ogni detective che si rispetti ha un caso irrisolto. Un'indagine maledetta. Dopo la quarta morte in 4 mesi, seppi che quella sarebbe stata la mia. Ancora una volta, ogni cosa faceva pensare a un incidente. Ma quella successione di tragedie non aveva ancora senso. Nessun sospettato, nessun possibile movente. Nessuna pista da seguire, non mi restava che aspettare. E così successe. Ricevetti la quinta chiamata. Era la quinta chiamata da quella casa maledetta. Ma stavolta era diverso. La quinta vittima era stata assassinata. Agnes vuole che mi liberi di quei dannati topi prima di Natale. Giuro che pagherei per vedere quella balena in piedi su una sedia. Yeah.
Senatore, comincio a sospettare un complotto. Non si è trattato certo di un incidente. La sua governante è stata avvelenata. Crede sia io l'obiettivo? O forse è convinto che l'obiettivo sia la mia famiglia? La prego, ci dica che non siamo in pericolo. Non lo so, signora Wagner, non ho abbastanza dati per dirlo. Ma non mi fermerò fino ad ottenerli. Al posto suo porterei via da qui la sua famiglia. Non posso farlo in piena campagna. È proprio quello che si aspettano i giornali. L'autopsia confermò che era stata avvelenata. Dopo aver interrogato il personale, emerse che nessuno in quella casa teneva quella donna in simpatia. Ma questo non bastava, non avevo ancora dei sospetti, nessun filo da tirare, insomma, non avevo nessuna prova certa. Presto arrivò il Natale e con esso un inatteso invito dal senatore. Mi voleva la cena della vigilia. Sapevo che non dovevo immischiarmi in quella famiglia, che dovevo starne lontano, per trattare il caso con freddezza. Ma non seppi resistere all'opportunità di sedermi allo stesso tavolo con quell'implacabile assassino. La serata prometteva emozioni davvero molto forti e le mie aspettative non vennero deluse. Lucius, ragazzo mio, devo riconoscere che mi hai davvero sorpreso. Ascolta, ho ancora qualcosa da insegnarti. Possiedi un dono speciale, la capacità di leggere la mente delle persone e plasmarle al tuo volere. Insieme riusciremo a sbloccare questa abilità. Ora segui le mie istruzioni. Così si fa. Perfetto, Lucius. Ora prosegui il tuo viaggio, Lucius. Più anime sacrificherai, maggiore sarà la tua forza. So che questi mesi sono stati terribili, ed è per questo che vi ho riuniti qui oggi. La famiglia deve rimanere unita. Non lasciamo che la disgrazia ci rattristi durante queste feste. Davvero pensi di essere rieletto con discorsetti di questo genere? Papà! Alistair, la prego, porti un'altra bottiglia. E accenda le luci di Natale tornando. Subito, signore. Cosa è successo alle luci? Vai a chiedere aiuto, Lucius. Presto! Credo di essermi rotto la schiena.
Buongiorno, senatore. Sono Wayne Preston, dell'Herald. Volevo farle qualche domanda sugli eventi di questi ultimi giorni. È una linea privata. Come ha avuto questo numero? Cose del genere non accadono tutti i giorni, signor Wagner. La gente ha il diritto di sapere cosa sta accadendo. Dipartimento di polizia di Winter Hill. Sono il senatore Charles Wagner. Mi passi il detective McGuffin. Le notizie sul caso stanno trapelando, McGuffin. La stampa comincia a perseguitarmi. E questo non posso permettermelo. Capisco la sua angoscia, senatore. Questi giornalisti sono degli avvoltoi affamati di tragedie altrui. Amano le disgrazie. Ma non c'è niente da fare. È un paese libero. Ora mi stia bene a sentire, McGuffin. Potrei farla licenziare anche domani. Ci siamo capiti? Faccia quello che deve fare e tenga tutti i giornali lontani da me. Senatore, mi ascolti. Non credo che lei si trovi nella posizione di minacciare nessuno in questo momento. E me ancor meno. Pensa di essere furbo, vero? Allora cosa aspetta a risolvere il caso? Lo farò, signore, non ne dubiti. Sarà meglio. E ora vada a fare il suo lavoro. Non mi costringa a mettere in atto la mia minaccia. Detective McGuffin, che coincidenza! Come hai fatto a entrare? È lei il responsabile di questo caso, vero? Vorrei farle qualche domanda, se non le dispiace. Crede che le 5 morti siano legate tra loro? Stammi a sentire. Te lo dirò una sola volta. Stai lontano da questa casa. Non voglio vedere neanche una riga nella sezione della cronaca nera. Intesi? Sono stato abbastanza chiaro e ora vedi di scomparire. Via. Per la prima volta nel corso dell'indagine avevamo una sospettata, ma quel caso non doveva assolutamente risolversi così. Proprio quando stavo per arrestare Giovita, la giovane governante, questa pose fine alla sua stessa vita. L'ennesima tragedia turbò gli animi di tutta la famiglia, specie quelli di Tom Wagner, fratello del senatore. Sapete, i suoi rapporti con il personale femminile della casa erano fin troppo intimi. Perquisimmo la villa e scoprimmo la sua sala proiezioni. E quella sala si presentava come il covo di un vero pervertito.
Pare che finalmente abbiamo un sospettato, la signorina Jovita Muñoz. Abbiamo trovato il lucchetto del veleno per topi nella sua camera. La cosa è fin troppo evidente. Jovita è un'assassina. Oh cazzo, io che c'entro in tutto questo? Mi ascolti, signor Wagner. Durante la perquisizione della stanza abbiamo trovato una foto che, per dirla nel modo più delicato, riteniamo alquanto compromettente. Una foto sua e della signorina Myers. Cosa? Di cosa parla? È impossibile! Oh cazzo, cazzo! E da dove diavolo l'ha tirata fuori? Merda! Dannazione! Tom, devi calmarti. Resterà tutto fra noi, vero, detective? Non so cosa abbia fatto quella ragazza, ma mio fratello è innocente. Senatore, non sarò certo io quello che fornirà informazioni ai giornali. Ma mi sembra tutto troppo semplice. Perché qualcuno nasconderebbe delle prove di questo genere nella propria stanza? Non ha proprio senso. Non possiamo abbassare la guardia. L'indagine non finisce qui. La risposta è davanti a lei. Chiuda il caso una volta per tutte. La mia famiglia ha bisogno di normalità e la campagna elettorale ormai credo che devo darla per persa. D'accordo, senatore, ha vinto lei, ma stia allerta. Qualcosa mi dice che non è finita qui. Signori, buonanotte. Anche se faticavo a crederci, il caso stava per risolversi. Lei sembrava colpevole di tutti gli omicidi, eccetto il maggiordomo. Malgrado ciò, la morte giunse nuovamente puntuale come un orologio un mese più tardi. Tutto faceva pensare a un altro suicidio e stavolta io mi sentivo il responsabile. Sapevo che non avrei dovuto coinvolgermi così in quel caso, ma ormai era troppo tardi. Tom, sono io, Charles. Ti prego, apri la porta. Oh merda, no! No! Questo no! Questo no! No, no!
signor Wagner, non so proprio cosa dire. Ora è soddisfatto di sé, detective? La mia famiglia sprofonda nella vergogna. Ho poche speranze ormai. Chi è il colpevole? Mi dica, dov'è questa cospirazione? Perché non trova delle risposte? Esca da casa mia e non si faccia rivedere mai più. D'accordo, se si ha bisogno di qualcosa, sa dove trovarmi. Arrivederci, signor Wagner. Perdonami, padre, perché ho peccato. È passato molto, molto tempo dalla mia ultima confessione. Ma oggi vengo a parlarle di una famiglia che è caduta in disgrazia. La loro casa sembra maledetta, padre, e non so veramente come aiutarli. Gli incubi mi tormentano, e quella famiglia è in ognuno di essi. Mi dica, padre, che cosa posso fare? Non affliggerti, figlio mio, posso aiutarti. Hai fatto bene a venire nella casa del Signore. Salve, ragazzo. Il male è in te. Ma sono stanco di queste innocue offerte. Donzelle, maggiordomi, contabili, ubriachi. Non credi sia ora di aumentare la posta in gioco? E se rendessimo tutto un po' più personale? Nel tuo gregge ci sono dei serpenti, Lucius. Devi tagliare le erbacce e liberarti di essi. Ma prima, lascia che ti insegni una nuova abilità. Cosa saresti in grado di fare se potessi cancellare la memoria di chiunque ti veda? Abilità è nata, Lucius. Più grande è il sacrificio, maggiore è il potere, Lucius. Non dimenticarlo. Sai già cosa mi aspetto da te. Settimane che non chiudevo occhio. Quando finalmente riuscivo a conciliare il sonno, quella casa e i suoi loschi abitanti venivano a visitarmi nei miei incubi. Disperato e stordito, mi recai in chiesa. Non so bene cosa mi condusse lì. Forse il male che si accaniva su quella famiglia mi tormentava. E poi successe di nuovo. A quel punto non potevo sorprendermi. Ero rassegnato ad affrontare una nuova morte ogni mese fino alla risoluzione del caso. Ma la periodicità di quei crimini portava con sé un'altra maledizione. L'assillante, quotidiana presenza dei giornali. Il senatore assorto nella sua campagna elettorale
stava rischiando letteralmente di perdere il senno. Combattuto tra il senso del dovere e la sua famiglia. Suo padre, un potente impresario dal dubbio passato, era scomparso senza lasciare tracce. Si mormorava che avesse qualcosa a che vedere con tutti quei crimini. Che sta succedendo, papà? Un debito in sospeso? Una vendetta? Fammi capire bene. Non intendi fare nulla a riguardo? Smettila con queste stronzate, Charles. Dici cose senza senso. Credi davvero che io non sappia, papà, da dove viene la nostra fortuna? Non sai un cazzo. Beh, non chiedere. Ho fatto tanti sacrifici per voi. Se è vero che ci vuoi bene, perché non eri al funerale di Tom? Tuo fratello era un bastardo miserabile. Un alcolizzato perdente. Com'è possibile che tu dica cose del genere del tuo stesso figlio? Stammi bene a sentire, mi devi la vita. E anche quell'inutile carriera politica. Non osare contraddirmi, ci sono cose che non potresti mai capire. Già da molto tempo ormai ho rinunciato alla mia carriera politica. Ma alla mia famiglia no, non rinuncio, papà, mi hai sentito bene? Tu stai perdendo la testa, Charles. Se ami così tanto la tua famiglia, allora ti conviene darti una calmata. Lascia che la polizia faccia il suo lavoro, Charles. Se c'è un colpevole, lo scopriranno. È solo questione di tempo, credimi. Buonasera, signorina. Sono padre Legel della parrocchia di Winterhill e questo è padre di Cosimo. Non vorrei proprio disturbarla, ma alle nostre orecchie è giunta la voce dei terribili avvenimenti di questi ultimi mesi. Potremmo parlare con il padrone di casa. Casa? Fuori dalla mia casa? Dannati parassiti. Andate a fare sermoni ai vostri fedeli parrocchiani. Qui non ne vogliamo sapere nulla. Forza, largo, largo! E non fatevi più vedere da queste parti, bastardi! Devono sempre ficcare il naso, e nessuno li ha chiamati dannati ipocriti! Cosa ci fai qui? Tom, mi scusi, mi ha spaventato. Sono Wayne Preston dell'Herald. Volevo parlare con lei degli omicidi. La pagherò per l'esclusiva sulle informazioni. Sai con chi stai parlando? Certo, signor Wagner. Scusi l'intromissione. Le giuro che ho suonato alla porta. Pensavo che non mi avesse sentito non nessuno. Sa che potrei spararle con totale impunità? Un momento, no!
le offerte che hai fatto. Ma non possiamo fermarci ora. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. C'è già chi nutre un certo sospetto, Lucius. Agisci con la massima cautela. È giunta l'ora di insegnarti l'abilità più potente. Forse un giorno ne avrai bisogno per proteggerti. Ti piace giocare col fuoco, Lucius? Tuo padre dice di non giocare con i fiammiferi, ma tu sei un figlio dell'inferno. Sei nato per dominare le fiamme. Il fuoco mi incanta sempre. Ora ascoltami, Lucius. Potrai ricorrere a questa abilità solo in certe occasioni. Ogni volta che farai un sacrificio per me, potrai usarla, ma solo per un breve periodo di tempo. Fin quando il potere si consumerà. Non dimenticarlo. Allora, Lucius, è giunto il momento. So che hai trovato la sala dei rituali. Non mi sorprende. Vestiti e raggiungimi nel sotterraneo. Sii molto cauto, figliolo. Qualcuno è ancora sveglio, non farti vedere. Sei riuscito a trovare la sala per conto tuo. I miei complimenti, Lucius. In 40 anni nessuno dei miei figli è stato in grado di farlo. E non ne sanno assolutamente nulla. Questa sala è il fulcro della villa, Lucius. Il centro vitale. È qui che ebbe inizio ogni cosa, Lucius. Se solo queste mura potessero parlare. Quali magnifici rituali tra queste pareti. E quanti magnifici ospiti. È ora di scoprire il tuo destino, ragazzo. Riconosco in te il suo sguardo. Non immagini nemmeno per quanto tempo io ti ho aspettato. I miei figli sono stati un'assoluta delusione. Ma tu sei del tutto diverso. Tu indicherai la via a tutti noi. Lui mi parlò del sacrificio estremo, Lucius. Del sangue del mio sangue. Ma non avrei mai pensato di dover attendere due generazioni. Ad ogni modo, non è più importante ormai. Non ti preoccupare. L'ora è giunta e diventerai ogni giorno più forte. Ogni giorno più forte! Con questo sacrificio di sangue raggiungeremo il potere supremo! Ascoltami, Lucius. So che le tue richieste sono infinite, ma tu devi agire con precauzione. Cerca di non attirare l'attenzione per qualche tempo. Io mi occuperò della polizia. Ora prepara l'altare, Lucius. Io cercherò l'invocazione. Thank you.
testa. Ma dove sono? Ma che diavolo? Ragazzo, levami questa roba. Va tutto bene. Non ti farò del male. Forza, tirami fuori di qui. Sei riuscito. È la croce. Stai lontano da me. Lontano da me, mostro. E questo cos'è? La Bibbia di Satana? Di Anton LaVey. Preparate la guerra, risvegliate i valorosi. Lasciate che i guerrieri si avvicinino, che insorgano. Ma santo Dio, papà, in cosa ti sei immischiato? Nancy, ti devo parlare ora. E quello che ti dirò ti sembrerà assurdo. Ma devi credermi. Credo che sia mio padre il responsabile di tutto. E ancora peggio. Credo proprio che abbia coinvolto Lucius. Non mi prendere per pazzo. Ho trovato cose che ti farebbero rabbrividire. Portiamo Lucius da uno psicologo. Quello che dobbiamo fare è lasciare questa casa, Charles. Dove sei stato, Lucius? Ti stavo aspettando. Cominciamo la lezione. Ok, Lucius. Di queste tre carte, indicami quale pensi sia la risposta giusta. Quanto fa 1 più 1 più 1? Bravo, Lucius. Bene. La prossima materia è biologia. Hai portato il libro di biologia? Questo non è un libro di biologia. Vediamo se riesco a trovartene uno. Thank you.
Quando l'istitutore di Lucius si uccise, pensavo davvero di impazzire. Niente aveva più senso ormai. Quell'uomo pacifico e sereno si era suicidato con la pistola del senatore, arma che il senatore Wagner teneva al sicuro dentro la cassaforte del suo studio. Stando alla dichiarazione di vari testimoni, il signor Wagner si trovava in un'altra stanza a parlare con lo chauffeur quando si udì lo sparo. Non riuscivo a capire l'istitutore come era riuscito a impossessarsi della rivoltella. Intendeva forse incriminare il suo superiore? Quel caso mi faceva uscire pazzo. Ogni volta che ottenevo una pista, ogni cosa attorno a me cominciava a crollare come un dannato castello di carte. Confesso che chi più mi preoccupava era la signora Wagner. La povera donna sembrava un'ombra di se stessa. Parlava da sola vagando per i corridoi. A volte rideva o piangeva senza motivo. La sua unica ossessione era abbandonare quella casa. Ma il senatore era troppo orgoglioso per andarsene. Si rifiutava di fuggire, perché era quello che i giornali bramavano per riempire le loro prime pagine. Ma quell'orgoglio gli sarebbe costato caro. So che mi ha chiesto di non tornare, signor Wagner, ma credo che preferirà trattare la questione con me piuttosto che doversela vedere con i federali. Un altro incidente, vero? Non ci credo. La porta era chiusa da dentro. Ogni cosa fa pensare a un suicidio. Ma c'è qualcosa che non torna. Qui c'è qualcosa di molto strano. Io non so più che cosa pensare. Forse questa casa è maledetta. Sto diventando pazzo. Non creda che non l'abbia pensato. È per questo che sono andato dal sacerdote. Sei stato tu a dirgli di venire. Ma come diavolo ti sei permesso? Si deve calmare, senatore. Cercavo solo di aiutare la sua famiglia, mi dispiace. Concentriamoci sul caso. Ha novità di suo padre? La prego di chiamarmi subito se riceve sue notizie. Credo non ci abbia raccontato tutto quello che sa. Thank you.
Proprio così? Non ho visto niente. Stavo riparando la lavatrice nell'altra stanza. Quando sono tornato, la macchina era in moto e Michael era steso a terra. Mi faccia capire. Mentre lei si trovava nella stanza accanto, l'auto si è messa in moto da sola. No, signore. Non ho sentito assolutamente nulla. La musica era davvero troppo alta e questa è la pura verità. Ma certo, sì. Vedo già la faccia del giudice quando glielo dirò. Dovrà accompagnarmi in commissariato, ma per ora mi aspetti qui per un po', buono e tranquillo. Cos'è successo qui? Sono stato via solo 2 secondi. Ma quello è Will. Merda, non so cosa cazzo ci facciamo qui. Io me ne vado, detective. Non intendo essere il prossimo della lista. Tu non vai da nessuna parte. Avvisa il commissariato. Abbiamo un altro cadavere qui. Perché siamo ancora qui? Andiamo via subito! Non voglio rimanere qui un altro minuto! Nancy, non dobbiamo essere precipitosi. Ho chiesto aiuto e vedrai... ce la faremo, devi fidarti di me. Continui ad incolpare Lucius, non è così? Hai perso del tutto la testa! Tesoro, devi starmi a sentire. Mi raccomando, stai lontana da Lucius. No, stai tu a sentire me. Io e tuo figlio ce ne andiamo da questa casa e lo faremo con o senza di te. Quello non è mio figlio e te lo dimostrerò. Thank you.
cosa ho fatto? No, no, non può essere! Non sono stato io, è stato lui! Lui è l'anticristo! Abbiamo visto tutto, senatore. È finita. La dichiaro in arresto. Le mani di dosso! Stai col bambino, io gli andrò dietro. Chiedo dei rinforzi! E così accadde alla fine. Assistemmo all'omicidio della signora Wagner. Quell'efferato crimine fu perpetrato dal suo stesso marito davanti ai nostri occhi. Riesco ancora a sentire lo sparo della pistola sparachiodi. Il tempo si fermò per un istante e, improvvisamente, il corpo della moglie di quel demente giaceva al suolo. Quando realizzammo cos'era successo, Wagner era fuggito. Io presi a corrergli dietro, convinto di acciuffare l'assassino, ma mi sfuggì di nuovo. Charles Wagner l'aveva uccisa proprio davanti a noi. E quando tentammo di acciuffarlo, lui si diede alla fuga. Dissi alla gente di prendersi cura del bambino che aveva assistito al terribile omicidio e corsi dietro all'assassino. Stavo per acciuffarlo quando persi il controllo dell'auto ed ebbi quel dannato incidente. Cercai di avvisare i miei colleghi. C'era il pericolo che Wagner tornasse alla villa. Ma non ottenni risposta. Quando alla fine arrivai, il peggio era già accaduto. A tutte le unità, pattugliate il perimetro.